questa è la nostra quinta tornata del 90° anno accademico, la prima tornata del 2002, del 2020, scusate. E quindi, come dicevo prima, Pietro che me l'ha chiesto, Pietro Carvalano, l'autore che presentiamo stasera, qui alla mia sinistra, siamo nati, diciamo, come associazione, anzi come cenacolo, perché all'inizio andavo dai poeti. Era un po' lo cenacolo di amici che si dilettavano a recitare poesie ed altro, così per puro godimento loro, del loro cuore e della loro anima. Poi, pian piano, nel tempo, si sono avvicinati, diciamo, a questa associazione grandi personaggi, a cominciare da Giovanni Babini, sempre sostenuta e quindi non ho detto altro. Tutto il Novecento è stata un'associazione frequentata da altissimi personaggi, Quasimodo, Muccaretti, tanti altri personaggi. C'è stato anche Voltilla quando ancora non era sulla soglia pontificia. E insomma è andata avanti per tutto il Novecento, anche sui giorni degli anni della guerra, entrando così di impeto nel nuovo secolo, nel XXI secolo, caratterizzato da tante modifiche anche della parola, della scrittura, dei media e di tante altre vie, diciamo così, di espressione. Però, ecco, la Camerata dei Poeti, pur mantenendo, diciamo, quella tradizione che ha sempre avuto e che l'ha caratterizzata per tutto il Novecento, è molto attenta, diciamo, ai problemi della scrittura, della parola poetica che stiamo attraversando in questo momento. E quindi, come dire, guardiamo con molta attenzione a tutti i poeti moderni, della modernità. Pietro Carvalano è un esempio molto valido, per cui l'abbiamo invitato questa sera. Dobbiamo chiudere questa tornata un po' in anticipo, questa sera alle 18:30, per esigenze dell'ente fondazione, della Cassa dei Risparmi. Cosa dire altro? Io vi ringrazio di essere intervenuti. Vi invito, ecco, una cosa che volevo dire anche l'altra volta, vi invito a mandare delle vostre poesie alla Camerata, al sito che voi tutti conoscete, perché poi le mettiamo, ecco, sul sito e quindi vengono veicolate da tutti quelli che seguono la nostra associazione, che sono moltissimi in Italia. Quindi la Camerata dei Poeti, diciamo, collabora con tantissime associazioni italiane di cultura, molto importanti tra l'altro. Quindi le vostre poesie saranno molto gradite se volete mandare al sito della Camerata, www.lacameratadepoeti.uirpi.com. Quindi vi aspetto molto volentieri. Il 21 marzo faremo, questo è già il preannuncio, un meeting poetico di tutti i soci, quindi siete tutti invitati a preparare delle poesie che verranno recitate e poi vedremo se è possibile anche inserire qualcosa sulla vicenda dantesca. Sapete che il 25 marzo c'è il Dante Di, in preparazione di quelli che sono quei 700 anni di Dante Alighieri. E quindi vediamo se riusciamo a combinare anche questa bella cosa qua, e quindi siete tutti invitati. Adesso iniziamo con eseguendo il primo brano musicale con, diciamo, la voce e la musica di Francesco Rainero, che già è piacere di conoscere, che io stimo moltissimo e non detto, e secondo me, insomma, un brano che era molto
lo continuo a ripetere. E quindi sentiamo questo primo brano, che si intitola Francesco? Generazione. Generazione, ma sono tutti brani tuoi questi? Oggi sì. Va benissimo, oggi sono tutti brani dell'autore. Se vuoi dare un nome a questa storia, tu dalle il mio. Se vuoi dare un nome a questa strada, tu dalle il mio. Se vuoi dare un nome a questa rivoluzione, a questo cambio di rotta, tu dalle il mio. Se vuoi dare un nome a questo pianto, tu dagli il mio. Se vuoi dare un nome al disincanto, tu dagli il mio. Se vuoi dare un nome al tuo tesoro nascosto, se vuoi darlo in pasto, tu dagli il mio. Il cormorano nero non è colpa mia, lo stop alla frontiera non è colpa mia, le buche sull'asfalto non è colpa mia, la cresta sull'appalto non è colpa mia. Se vuoi dare un nome al nostro amore, tu dagli il mio. Se vuoi dare un corpo a questo miele, c'è sempre il mio. Se vuoi dare un corpo al tuo corpo esperto, colore del tuo smalto, tu dagli il mio. La nostra relazione non è colpa mia, il bene che mi hai fatto non è colpa mia. Se è già cambiato tutto, non è colpa mia, la mia generazione non è colpa mia. Ho gli occhi fuori fuoco, c'è un muro e non ti vedo, i lividi che prendo non li nascondo più. Se ci siamo arresi è colpa mia, se non ti sei voltata è colpa mia, se non c'è una reazione la colpa è mia, la mia generazione non è colpa mia.